dagli studi di Radio Free Station, buon pomeriggio. Ringraziando gli ascoltatori, tutti, il Salotto di Mirtilla, la rubrica settimanale radiofonica, presenta oggi Paola Melato. Ladies and gentlemen, Mirtilla! Buon pomeriggio, inoltrato logicamente, a tutti gli ascoltatori di Radio Free Station. Con me al mio fianco abbiamo sempre il mio Luigi. Ciao Luigi da Gallipoli. Ciao, un saluto a te dolcissima Mirtilla e un saluto ai nostri ascoltatori e alla nostra ospite che ora andrai ad annunciare. Infatti abbiamo qui nel nostro Skype, che è un mezzo che in questo momento è utilizzato da tutte le televisioni private e non quelle ufficiali, abbiamo Paola Melato. Ciao Paola. Ciao carissimi, grazie di questa possibilità di parlare con tutti quanti in questo momento. Eh sì, e devo dire che lo Skype sta veramente diciamo subissando tutte le nostre case, perché le varie trasmissioni televisive che sono state bloccate dal punto di vista di pubblico, di ospiti, stanno utilizzando un mezzo che effettivamente noi abbiamo sempre utilizzato nelle nostre dirette, e quindi è molto bello, no? Perché attraverso lo Skype si può parlare, ci si può vedere. Ed è il mezzo, penso, che tutti quanti oggi, Paola, stanno utilizzando per vedere i propri parenti, che magari in questo momento non possono vedere perché siamo tutti quanti con il famoso detto "io resto a casa". Sì, infatti, io lo utilizzo con gli amici anche, e devo dire che con questa situazione abbastanza drammatica, però appunto il fatto di aver scoperto che ci fosse Skype ci fa pensare che anche un domani, quando sarà finito tutto, si potrà comunque usarlo un po' di più, perché spesso e volentieri comunque con le persone ci si ascolta, ci si vede, cioè solo ci si telefona, ma sì, è raro che ci si veda. Quindi in questa maniera secondo me verrà più a bisogno il fatto di utilizzare lo Skype, perché secondo me è un bel sistema, appunto. Bel mezzo, sì. Senti Paola, noi sappiamo che tu vivi a Monte Carlo. Quando... Sì. È stata data la notizia, diciamo, che il principe Alberto era stato anche lui, diciamo, infettato dal coronavirus. Come ha reagito, diciamo, il popolo lì? Come ci vuoi raccontare un po'? Beh, intanto, allora, innanzitutto è successo appunto che prima si è ammalato il ministro di Stato Serge Tel, e quindi è stata data la notizia, e subito un po' tutti quanti hanno pensato, ma bisogna fare attenzione che anche quelli che sono stati a contatto con questo, col primo col ministro di Stato, ministro d'età si dice, e praticamente potrebbe essere anche qualcun altro, quindi è infetto. Per cui quando è stata data la notizia siamo stati un po' sorpresi, però allo stesso tempo ce lo si aspettava. Il discorso che il problema per Alberto, il fatto che il principe Alberto, è che essendo papà di due bambini, insomma, ci si preoccupa un pochino per la salute dei bambini. E poi comunque è molto amato nel principato, per cui la preoccupazione è tanta. C'è da dire che le notizie sono che lui ce l'abbia in maniera comunque abbastanza lieve e si riesca comunque a curare da palazzo, quindi nei suoi appartamenti, appunto, per cui non è, insomma, la cosa sembra presa in maniera lieve. Il principato sta attuando le stesse norme di sicurezza che ci sono in Italia e anche in Francia, per cui le persone sono a casa, ci sono alcuni che lavorano negli uffici pubblici e naturalmente ci sono tutte le persone che lavorano nell'ambito medico, che sono tutte mobilitate nell'ospedale di Monaco, il Princess Grace, e ci sono parecchi casi, alcuni casi comunque lievi, però si parla di alcuni casi, comunque almeno una decina di casi consolidati. L'importante, appunto, stare a casa è l'unica maniera, vero Paola, per non
infettare, dico io, è per non essere infettati, perché a volte anche un parente potrebbe essere la causa della nostra malattia, quindi è preferibile sacrificarsi oggi per potersi veramente riabbracciare, ma io non dico abbracciare, mangiarseli proprio, no? I nostri parenti che non vediamo magari, sì, da tanto tempo. Per le mamme e papà, il problema è che in questa zona poi comunque l'età media alta è molto alta, per cui ci sono tanti anziani che abitano da soli, anche in Francia questo succede, come successe nel 2004 quando ci fu la canicula, quando ci fu quella grande ondata di caldo, sì. In Francia ci fu un grosso problema appunto dovuto alla presenza di tante persone anziane che si trovavano da sole, e questo è rimasta un po' la preoccupazione di questo. Però c'è una diciamo un'organizzazione della Croce Rossa fatta molto bene, io lo so di persona perché ho un'amica che a casa, lei ha delle problematiche di handicap, rimane a casa e riceve a casa il pasto quotidianamente a pranzo e a cena, quindi è tutto organizzato dalla Croce Rossa. Sì. Senti Paola, una mia domanda, secondo te tutto quello che è successo in Italia è stato preso sul serio anche all'estero, all'estero in generale, o si credeva che l'Italia stesse magari esagerando o che fosse un qualche cosa che poteva rimanere all'interno della nostra nazione, della nostra Italia? Cioè, secondo te l'hanno preso un pochettino in campana questa... Credo sia stato preso, se no avrebbero preso delle... precauzioni prima, infatti hanno aspettato un pochetto troppo secondo me, visto che avevano la fortuna, sfortuna di avere l'esperienza nostra a fianco, perché comunque la comunità italiana è molto presente nel Principato di Monaco, loro ci tengono moltissimo alla comunità italiana, però non so, dicevano cose stupide del tipo non andare a fare la spesa a Ventimiglia, che magari, cioè, se appena passi la frontiera, cioè, prendi il coronavirus, delle stupidaggini del genere si sentivano. Purtroppo l'informazione è stata data male all'inizio, per cui dà un pochino adito spesso e volentieri dei malintesi che vanno a pescare in fondo a un po' di campanilismo che c'è sempre, certo, tra, certo, l'Italia e la Francia, un pochetto, insomma le cose che si dicono non sono sempre le più piacevoli. Adesso invece c'è molta, ci sono anche tanti atteggiamenti di disponibilità da parte di tutti i paesi, li sto vedendo, li vedo nel giudicato, quindi, e anche qua da parte della Francia. Purtroppo i stupidotti ci sono sempre, ci sono dappertutto, e quelli che non fanno attenzione alle regole ci saranno sempre. Questo succede, anche qui ci sono i vari personaggi che mandano i messaggi di restare a casa, però l'hanno fatto dopo con ritardo, dovuto al ritardo dell'allarme che è stato dato 11 giorni dopo. Certo. 11 giorni dopo hanno cominciato a fare le stesse cose. A mio avviso una globalizzazione di queste cose, di questo atteggiamento, doveva essere più forte, cioè ci doveva essere più una voce europea e più che una voce di singoli paesi. Purtroppo ogni volta ci si rende conto che l'Europa è ben lontana da esistere ancora, non siamo ancora in Europa. Non è proprio un'Europa unita, è vero, perché indubbiamente c'è, cioè, proprio vedendo l'Italia e credendo a priori, perché comunque le immagini credo che abbiano girato un pochino tutto il mondo, ma la stessa Italia Paola, credo un mese e mezzo fa avevano fatto una intervista ad alcuni uomini politici quando praticamente in Cina era scoppiato il caos del coronavirus. Sì. Gli stessi politici italiani, alla domanda secondo te arriverà anche in Italia, e i politici a quel tempo dissero no, non arriva in Italia perché è una cosa che riguarda la popolazione cinese. Quindi io credo che tutti quanti noi l'abbiamo presa sotto gamba e abbiamo rovinato e tra virgolette ucciso tanti nostri nonnini. Ecco, ed è la cosa. Sì, purtroppo in quei casi non avremmo dovuto ascoltare uomini di politica ma uomini di scienza, perché sì, insomma abbiamo bisogno di ascoltare pareri più autorevoli che quelli di un
di singole persone che come noi, insomma, non vogliono crederci più che altro, non credo nel fatto che loro fossero intenzionati a essere faciloni, più che altro avevano voglia di non crederci, perché speri sempre che una cosa non ti accada a te. Certo, che certo. Ti accada al vicino di casa piuttosto che al palazzo a fianco, ma tu, il tuo non vuoi mai che succeda, che quello per te. Infatti è una comunque subito dopo questo che ti dirò ora, poi ovviamente cominciamo a parlare della tua carriera, ma anche tu ieri come noi proprio a quest'ora, era quest'ora, quindi 24 ore fa, abbiamo seguito in diretta un qualcosa che diciamo di storico, no? Quello, il Papa, diciamo. Ma poi quello che ha fatto il Papa proprio ieri, no? Ed è stato ovviamente in diretta in tutto il mondo, ma è stato un qualcosa che anche quella pioggia lì, no? Quella pioggia che incessantemente cadeva a Piazza, San Piero, cioè è stato proprio una cosa proprio incredibile, quel Papa che saliva solo le scale, quando quella piazza sappiamo che è sempre gremita di gente. Mamma mia, incredibile. Poi quel crocifisso, no? Con, diciamo, anche bagnato dall'acqua, quindi era come, cioè veramente è stata una cosa che io ti dico, dall'inizio alla fine ho seguito tutto sempre commosso, con quasi le lacrime, ma non quasi, con le lacrime agli occhi, perché mi sono veramente emozionato ieri, è stata una cosa proprio... È stato un momento fortissimo, ma purtroppo guardando la televisione spesso e volentieri uno non si rende quasi tanto conto della realtà, del fatto, della gravità di questi momenti, l'intensità delle parole che ha pronunciato. Le ha pronunciate nella lingua italiana, questa esatto. È un'altra cosa che... Insomma, io sottolineerei, nel senso che è abbastanza strano questo fatto, nel senso che c'è stata delegata quasi la missione di portare la parola nel mondo, no? In italiano, quindi una lingua che comunque non è parlata al di fuori del nostro paese, tranne che dagli stranieri italiani che si trovano all'estero. Però in questo caso il Papa ha parlato nella nostra lingua, si è espresso nella nostra lingua, tradotto naturalmente nei vari paesi, però questo, per noi italiani ancora credo che il significato sia ancora più profondo. Sì. Infatti, è vero. Senti, parliamo un pochettino di te, parliamo di te, della tua carriera. Perché credo che sia bello anche dare delle bellissime notizie, no? Per quanto riguarda. Infatti, allora, noi sappiamo che tu praticamente sei cresciuta in una famiglia di artisti, perché già tuo papà era un musicista. Sì, mio papà era un fisarmonicista di musica classica, Armando Melato, ha fatto tantissime cose per la fisarmonica, tra quelle una importantissima, aver fatto entrare la fisarmonica nel conservatorio, nelle materie insegnate al conservatorio di Pesaro e Urbino all'epoca, e quindi insomma molto fiera del mio papà. Papà è mancato purtroppo nel 2013, esattamente 20 giorni dopo la mancanza di zia Mariangela, la grande zia Mariangela Melato, sì. E quindi insomma è una grande mancanza, la sua assenza mi manca tanto, sempre, in continuazione. Ecco, che ricordi hai di tua zia Mariangela? La zia Mariangela, posso dire che è stata per me un grande esempio, essendo che io sono cresciuta con lei, quindi ho avuto la possibilità di conoscere da vicino il suo grande talento, la sua grande capacità di colloquiare con gli altri, di essere sempre molto goliardica, fantastica. Zia Mariangela sia una donna, una artista a tanti livelli, capacissima di fare ruoli di tutti i generi, da ruoli drammatici anche ruoli comici. Nella vita era un po' così, perché comunque lei era, spesso e volentieri sapeva tirare fuori la battuta, l'atteggiamento adatto alla situazione, come una specie di recita continua, ma aveva questo modo di rapportarsi nel mondo con i suoi personaggi che si creava lei stessa. Sì, fantastica.
Io da piccolina avevo la fortuna di vedere spesso, soprattutto quando ero piccola, quando abitavo a Milano, e quando ci si trovava in famiglia, io non mi staccavo un secondo da lei, perché volevo stare sempre a fianco suo, perché per me era veramente come se fosse quasi una seconda mamma, avrei voluto che fosse. La mia mamma è fantastica, per l'amor di Dio, però ho avuto la fortuna di avere l'esempio di una grande donna, sì. Senti, era un tipo coccolona? Era abbastanza, sì, però alcune volte fredda, alcune volte coccolona, era veramente abbastanza imprevedibile la zia, aveva questo modo di, però introspettivo, lei cercava di capire come ti trovassi tu in quel momento, come tu fossi in quella situazione, in quell'atteggiamento, e lei cercava di adattarsi e fare quello che era meglio per te. Era molto coccolona quando ero piccola, piccola, poi quando ero un po' più grande era qualche volta è stata un po' burbera, mi diceva: ah, ma bisogna che le cose le fai bene, perché se non si fanno bene, se non si studia, non si impara, bisogna essere, insomma, sempre, ha cercato sempre di essere adatta al momento, come con il rapporto che abbiamo avuto io e lei. Quindi a livello di, tra virgolette, insegnante, dico io, a livello di insegnante era severa, cioè, ma nel senso no, era... Che sia stato anche giusto questo, no? Perché nella vita, cioè, tu hai un nome e un cognome molto importante, e quindi ha voluto darti quegli insegnamenti che comunque ti avrebbero portato poi a diventare altrettanto grande anche tu. Sì, questo sicuramente, poi anche perché cercava anche un po' di difendermi da questo mondo, perché essendo entrata lei di prima persona in un periodo, comunque finivano gli anni del 68, degli anni 70, all'inizio degli anni 70 cominciava lei a essere conosciuta, famosa, però era un periodo ancora dove c'era molto da fare per il femminismo, per cercare di essere tutelate come immagine di donna, per cui lei ha sempre cercato di proteggermi. Infatti tante volte si parlava in famiglia, mio padre mi diceva: ma certe cose sarebbe meglio non farle, adesso chiediamo a tua zia, ma vedrai che è della mia stessa idea, perché anche lei pensa che certi mestieri bisogna farli o bene, se no non si fanno. Insomma, questo leitmotiv che c'è sempre stato in casa mia: le cose si fanno al massimo del livello, se no non si fanno. Certo. Senti, quando tu sei anche un'attrice, però fra cioè, cos'è che è scattato prima in te, diciamo, il desiderio di fare l'attrice oppure quello di fare la cantante? Beh, io ho sempre avuto l'amore per la musica, il primo amore è stato la musica, sicuramente, sia dal punto di vista di ascolto per cantarlo, per cantare musica, e anche per scrivere canzoni mie, ma soprattutto il discorso della recita è sempre stato legato a un fatto di persone che mi chiedevano: Paola, fai questa cosa, facciamo questa cosa insieme col tuo cognome, sei molto conosciuta per il cognome, quindi magari facciamo una recita insieme. Però io la mia grande passione è la musica. Io quando canto non vedo il tempo passare, mi piace tantissimo, cioè posso passare il tempo cantando e immergendomi nel mio mondo della musica. E questo un po' fin da piccola, perché papà suonava, aveva i suoi momenti in cui suonava la fisarmonica e lui si preparava per i suoi vari concerti, e poi aspettavo che lui finisse la musica che stava suonando in quel periodo, e poi magari lo interrompevo e dicevo: ah, ma secondo me questo qua sarebbe meglio se lo facessi così. Cercavo anche di dare i miei consigli. Ho sempre avuto questo rapporto con la musica, e poi la musica mi è sempre piaciuta in tutte le sue versioni, sia dalla musica popolare, la musica dialettale, piuttosto che le canzonette popolari, la hit parade. Io ascoltavo la hit parade con papà e mamma, quindi ho dei ricordi di quando ero piccolina, già con 45 giri dei miei genitori che andavano a manetta nel mio mangiadischi. Tutto era sempre, penso di non aver passato un giorno della mia vita io senza un po' di musica. Possiamo dire quindi che praticamente la passione più grande l'hai presa da papà?
Sì, l'ha presa da papà e poi dell'area della famiglia comunque, sì. Perché in casa Melato c'è anche Anna che canta, che cantava soprattutto negli anni 70, fece anche una partecipazione al Festival di Sanremo con Sta piovendo dolcemente, un brano bellissimo, si classificò credo quarta nel 1974. Uh-huh. E Anna canta benissimo, adesso fa più che altro attrice. Invece, all'attrice, sì. Sì, invece con papà tutto il fatto della musica classica, però io cercavo di cambiare un po' il genere, cercavo di insomma avvicinarmi a più un discorso cantautoriale. Mi piace anche la musica da ballo, io insomma ho fatto anche un brano negli anni 80, un brano che è stato scritto da tre miei amici, dance, disco Italo Dance, quindi insomma spazio un po' da tutto. Tutto. Senti, hai detto appunto che Anna Milato ha partecipato al Festival di Sanremo, e tu non ti piacerebbe? Sì, mi piacerebbe molto, diciamo che ho aspettato fino adesso perché volevo trovare il mood giusto per avere anche un brano che fosse adatto, comunque per cercare anche una collaborazione adatta, per cui non nego che questo dovesse essere il mio momento, per cui ci sto pensando seriamente alla cosa, per cui non si sa mai, magari il prossimo anno, che dici? Piacerebbe molto, adesso dopo aver fatto questa esperienza con il maestro Armando Corsi, con cui abbiamo fatto un disco dal titolo Incontri, dove c'è all'interno un brano che si intitola Cosa non farei, scritto da Armando Corsi, ecco, da questa esperienza è nata la voglia di continuare delle collaborazioni, sempre di un certo tipo e di un livello anche più alto, per imparare, perché non si smette mai di imparare in questo mestiere, quindi quando hai a che fare con maestri di questa levatura c'è solo da imparare, quindi di far frutto delle tue esperienze per poi fare ancora meglio dopo e poi farle conoscere le persone, perché il pubblico è disponibile secondo me a ascoltare la musica in varie sfaccettature, basta che sia questa di buon livello, perché secondo me spesso volentieri si sottovaluta il livello del pubblico e quindi si fanno canzoncine perché dicono sono facili da ascoltare, ma non è vero, la gente, se la melodia è piacevole, se anche è un testo importante, se è eseguita bene, questo è quello che poi è meglio che puoi fare per il tuo pubblico, no? Quindi certo. L'idea di fare un Festival di Sanremo ci vorrebbe insomma un brano veramente giusto, ecco, per quello ho aspettato fino adesso. Sicuramente arriverà. Senti, a parte adesso il coronavirus, avevi fatto dei programmi per quest'estate, sì. che giustamente sono stati bloccati? Beh sì, intanto avevo già iniziato, io lavoravo spesso in questo ristorante qui a Monte Carlo, dove facevo le serate musicali tutta l'estate scorsa, e avevo già incominciato una collaborazione con un amico sassofonista, Mr. Sax, e successivamente poi avevo iniziato anche un discorso di collaborazione col maestro Leo Martina, mm-hmm. che è questo bravissimo pianista conosciutissimo per le sue collaborazioni molteplici con grandi come Paolo Conte, con il quale abbiamo iniziato a progettare uno spettacolo. Purtroppo è tutto fermo perché avremmo dovuto proporre lo spettacolo questo mese di giugno per la festa degli italiani, diciamo la festa della Repubblica al Consolato di Nizza, Consolato sì. Italiano di Nizza, perché già l'anno scorso feci un concerto l'8 marzo, sono abbastanza in buoni rapporti con il Consolato Italiano di Nizza e quindi mi piace l'idea di fare qualcosa per gli italiani all'estero. Per cui avevo fatto questa cosa già l'8 marzo l'anno scorso presentando il disco Incontri con Armando Corsi, e quest'anno avrei voluto fare un'altra proposta, per cui la nostra proposta iniziale col maestro Leo Martina per il momento è ferma, però vediamo un attimo cosa
cosa succederà, cosa ci riserva il futuro, e poi di conseguenza magari slitteranno le date, ma sicuramente qualcosa lo faremo. Qualcosa succederà di sicuro. Noi speriamo che veramente la cosa si risolva nel più breve tempo possibile, perché insomma manca, io credo che manchi non soltanto a voi artisti, no? Fare le vostre serate, i vostri eventi, ma credo che manchino veramente a tutti quanti, cioè il potervi vedere, il potervi non lo so, osannare, no? Perché quando uno ama un cantante, quando uno ama un artista, ha piacere anche, dico io, di vederli dal vivo, no? E questo penso che sia anche una menomazione proprio per tutti quanti quelli che adorano dei cantanti e che li seguono dal primo giorno, quindi indubbiamente, certo. Anche perché quando qualcosa ti viene proibito, è ancora, cioè proibito, non si può fare, comunque in qualche modo è vietato adesso poter andare all'esterno per poter ascoltare qualcuno che ti piace tanto, ecco, ancora di più lo desideri naturale, cioè dovremmo essere invece più contenti di avere il tempo per ascoltare musica magari diffusa meglio, ascoltare con dei buone strumentazioni. C'è chi ha fortuna di avere dei buoni impianti a casa, quindi magari adesso potrebbe cercare di impegnarsi ad ascoltare meglio i propri dischi in vinile, per esempio. Purtroppo, certo, non è per tutti, quindi molte persone hanno il desiderio ancora di più di uscire, andare a vedere i concerti. Infatti vedo che ci sono un sacco di video sui vari social di concerti famosi, importanti collaborazioni che ci sono state. Vedo spessissimo Coldplay, vedo tanti gruppi che comunque fanno vedere i propri concerti. Io non tanto tempo fa sono andata a vedere a Milano il concerto meraviglioso di Bryan Adams, e adesso spesso e volentieri con mia figlia ci guardiamo le scene del concerto di Bryan Adams, perché insomma ci ricorda un momento in cui eravamo felici all'aria aperta. Senti, e anche in questi momenti volevo sottolineare anche un grande della musica come Bono Vox degli U2, è uscito con un album proprio per far contenti i propri fans in questo momento, diciamo, difficile, ecco, quindi c'è anche chi lavora da casa e cerca di fare qualcosa in questo momento. Sì, ma infatti è quello il bello di questo, cioè la parte positiva è che cerchiamo tutti comunque di fare qualcosa per il nostro pubblico, e cerchiamo insomma di stargli vicino, facendolo però nel migliore dei modi, quindi a quel livello, parlando di un grande come Bono Vox, certamente le capacità, le possibilità di realizzare un disco non gli mancano, quindi ha fatto benissimo a fare questa, insomma, farlo uscire adesso, perché certo. E tu Paola, hai detto che negli anni 80 hai fatto anche una canzone, diciamo, sul genere dance, sì. Ma Paola Melato, diciamo, qual è proprio il genere che ama, cioè qual è proprio la tua strada? Allora, io amo le canzoni in italiano, le canzoni cantautoriali. Infatti nel mio disco Incontri, insieme al maestro Armando Corsi, abbiamo scelto brani di grandi come Luigi Tenco, brani anche francesi, perché io canto sia in lingua italiana che in lingua francese. Spesso e volentieri all'interno della stessa canzone faccio una parte in francese insieme alla parte italiana. E poi ho cantato anche brani di Gino Paoli, Senza Fine, per esempio, è una bellissima versione la nostra, quella che abbiamo fatto una versione che richiama la versione di Bob Skeggs, che è questo grandissimo crooner. Lui ha fatto questa versione in inglese di Senza Fine, dove il testo è completamente in inglese tranne la frase Senza Fine, che è in italiano. E poi insomma ci sono anche canzoni di grandi francesi come Michel Fugain, che è Un'estate fa, Une belle histoire, poi la canzone meravigliosa del grande De André, che anche lui amo particolarmente, Canto del servo pastore, è una canzone non tantissimo conosciuta, e quindi sono contenta di averla fatta conoscere un pochino più largo pubblico. E poi Jardin d'hiver, un altro bellissimo brano, un brano di Henri Salvador. Io ho fatto all'interno di questa canzone una parte scritta in italiano, ispirandomi al
al mood della canzone stessa, che è un po', diciamo, secondo me un po' bohemien, con immagini anche un po' oniriche, e quindi ho fatto questo regalo alla canzone del grande Henri Salvador. Poi ci sono anche canzoni come Vivre pour vivre, che è una canzone splendida del grandissimo Francis Lai, che ha scritto tantissime colonne sonore, tra cui Un uomo e una donna, insomma. No, un bellissimo disco, un bellissimo veramente disco, sì. Hai fatto veramente un qualcosa di eccezionale. E a questo punto io chiederei proprio a te, sì, di scegliere uno dei brani del tuo album da farlo ascoltare adesso ai nostri ascoltatori. Io vorrei far sentire, se permetti, sì. Luigi, decido io, se permetti. Stava nel tuo salotto, quindi è giusto. Perché già li ho ascoltati, e quindi, però prima di far ascoltare le canzoni, sì. Fra i cantanti italiani, qual è quella che ti piace maggiormente o quello che ti piace maggiormente? Io ho una grande passione, ho sempre avuto una grande passione per Ron. Non posso dirne uno solo, perché sono tantissimi. Ron, Renato Zero, amo tantissimo anche Edoardo Bennato, e le cantanti donne, io ho una grande passione per Mina, ma anche per Vanoni. È raro, è difficile che ci sia qualcosa di italiano che non mi piaccia. Sinceramente, ti piace trovo la musica italiana? È veramente altissimo, e anche l'ultimo festival di Sanremo mi è piaciuto molto, mi è piaciuto tantissimo Paolo Iannacci, avevo una passione anche per Enzo Iannacci, i dischi di Enzo Iannacci a casa mia erano suonati praticamente un giorno sì, un giorno no, Paolo Conte, insomma, grande. Tanta la musica italiana che amo, anche Sergio Cameriere mi piace tantissimo. Sì, anche a me. Mio potere un domani riuscire a collaborare con un grande come lui. Sarebbe veramente una bellissima cosa, perché noi anche adoriamo, io personalmente adoro Sergio Cameriere, quindi piace tantissimo. Mi auguro di poterti ascoltare insieme a lui. Intanto però io vorrei far ascoltare proprio una canzone che tu hai menzionato qualche minuto fa, e quella appunto cantata da te, Armando Corsi, Cosa non vorrei, perché non l'avevo sentita e sono curiosa di andarla a sentire insieme, sì, a te. Okay. scritta da Armando Corsi e gentilmente prestata a Paola Melato. Cosa farei? Cosa non farei senza di te, che resterà di me se perdo te, che ne farà di me, perché se un sole c'è è il sole che era in te. Cosa non farei se dentro me mi resterà la voce che era in te, e se mi parlerà oppure canterà quel canto, mi dirà. E quando mangerò, non mangerò. Che quando dormirò, non dormirò. E
andrò così nei miei perché. Camminerò con te ma senza te, e mi riprenderò qua giù cercando in te la neve che era in me. Fare piuttosto che altro. Sì, torniamo in diretta, e nel frattempo appunto io avevo fatto una domanda alla nostra Paola Melato, perché tanto complimenti per la canzone, sì, diciamo, perché è una voce stupenda, calda, veramente molto, sì, bene, diciamo, ti prende nel, ti prende cuore e anima. Sì. Grazie, guarda, questa canzone mi piace particolarmente. Io penso è una canzone scritta per la mancanza di una persona amata. Io però ogni volta che la canto sento, penso che era mio papà, quindi è una cosa che mi emoziona tantissimo. Quindi sei legata in maniera diversa, ecco. E tornando invece appunto al discorso che cioè, a parer mio, poi mi sbaglierò, voglio dire, oggi abbiamo avuto tantissimi cantanti francesi che sono diventati cantanti internazionali, cantanti conosciuti in tutto il mondo, e per di più, a parer mio, la musicalità della lingua francese è molto più dolce che non quella inglese. Cioè, tu vuoi mettere, quando uno dice je t'aime, e quando dice I love you, cioè il tema è già qualcosa più dolce, più che ti entra maggiormente. Tu parlavi quindi che sono le case discografiche che non, cioè che bloccano un pochettino i grandi cantanti francesi, non divulgano, non da un paese all'altro. Ma credo che questo si valga, io non conosco particolarmente le musiche degli altri paesi europei, però credo che valga la stessa cosa anche per la musica, per esempio, non so, immagino la musica greca. Sì. Io sono andata alcune volte in vacanza in Grecia, mi sono comprata, sì, qualche disco di cantanti del posto, perché comunque mi piace sentire anche come suonano, come cantano, il modo di porsi al pubblico. Mi ricordo tanti anni fa c'era uno che ha avuto successo a livello mondiale, che però, per esempio, Gianni. Sì. Ecco, Gianni, però, per poter essere conosciuto all'estero ha dovuto partire e andare negli Stati Uniti. Sì. Credo che sia un discorso appunto di entrare nelle essere conosciuto dal popolo, insomma, più grande, che quello di lingua inglese, perché infatti, anche infatti, un problema di lingua. La lingua francese è conosciuta, ma non così tanto. Infatti sono d'accordo, Paola, con te, perché ti spiego. Sono d'accordissimo con te per il fatto che molte volte, anche, no, magari discutendo proprio con persone, magari conosci una persona che è greca, e ovviamente io la lingua greca non la conosco, quindi ti metti a parlare in inglese, no? Certo. Con lui. E parlando in inglese, che diciamo riesci a capirti. E questo forse, ecco perché molti, diciamo, come ti chiedeva Mirtila, molti scelgono poi la lingua inglese, perché è la lingua, diciamo, è internazionale, che poi viene usata nel mondo mondiale maggiormente. Però voglio dire, il francese non è greco, il francese non è arabo, il francese non è albanese, è il francese che si è studiato, perlomeno ai tempi miei era la lingua obbligatoria, non esisteva ancora l'inglese, poi a distanza di anni hanno messo nelle scuole sia cioè la possibilità di scelta fra francese e inglese, però il francese anche una lingua. Io li ho studiati tutti e due, Mirtilla, nella stessa. No, no, quindi devo dire la verità, avevo sia la professoressa di francese sia quella di inglese, quindi alle scuole superiori avevo entrambi, quindi comunque l'ho studiato anch'io. Hai nominato un artista che io straadoro, Gianni. Io lo straadoro. Sì. 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 Guarda, mi piace lui insieme a Andreas Vollenweider. Che poi, parlando col maestro Armando Corsi, Armando mi ha detto che ha avuto la fortuna di conoscerlo anche, Andreas Vollenweider, un altro bravissimo con la sua app elettronica. Però Gianni io particolarmente, intanto per rilassarmi metto la sua musica. Sì, è grandioso. Sì, è grandioso. Sì. Io credo di avere quasi tutto di lui, quasi, non dico tutto perché sarei forse megalomane, però molte sue discografie ce le ho, perché sono anni che lo seguo, che mi piace e lo adoro, proprio perché è una musica
che ti rilassa, è una musica che ti fa veramente volare, cioè proprio tu quando senti quello, quando senti gli anni, non sai più dove, cioè parti da casa tua ma non sai più dove arrivi. Sì, è vero, ti mette ti proietta in un mondo nuovo. Sì, infatti, sì, è vero. Per esempio Lara Fabian o anche Céline Dion hanno fatto canzoni in francese. Sì, Lara Fabian sono, perché sono canadesi loro e quindi parlano entrambe le lingue. Sì. Parlano sia l'inglese che il francese e chiaramente fanno le canzoni sia in francese che in inglese, comunque, soprattutto Céline Dion. Sì. Ha questa pronuncia un po' particolare, infatti, ma sono tutte e due cantanti con una certa grande vocalità, perché hanno un'estensione vocale incredibile entrambe. È un genere di musica che mi piace, ma ecco, non vado pazza per questo modo di cantare molto forte, molto, certo, infatti. Però insomma, mi piace, sono delle grandi artiste entrambe, soprattutto Céline Dion, veramente. Sì. Céline Dion ha raggiunto dei grandissimi livelli, infatti. E quando canta l'opera, insomma, ha fatto migliaia e migliaia di spettatori, quindi è grandiosa. Io andrei ad ascoltare un tuo brano che credo sia cantato in francese. Tu verras. No? Vedi. Non ho sentito. Scusa. Tu verras. Ah, tu verras, belli. Ah, tu verras. Tu recommenceras. Tu verras. L'amour, c'était pour ça. Tu verras. J'ai fait des plus les grands. J'apprendrai ma leçon. Sous le bout des deux doigts. Tu loueras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensia, des palmiers pleins les yeux, des hivers crépitants près du charangora. Et je m'endormirai, tu le récupéreras. Les dévoiles accomplis touchent tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves, mes toits, tous les rêves. Tu verras, la vie c'est fait pour ça. Tu verras, tu verras mon stylo en plume de soleil, léché sous les papiers, là quand je réveille, je me réveillerai. Tu verras, tu railles des soleils à les jolis forçats, et je réveillerai les bonheurs dans ses draps. J'ai crévé sans sommeil, tu verras, j'ai crévé les sommeils. In queste zone dove loro purtroppo sono stati rapiti. Certo. Allora, intanto vorrei che tu ci parlassi, vediamo un attimino, che ci parlassi del brano Via con me. Ah sì, Via con me l'ho fatta anche lì con un quartetto, i miei ragazzi, amici, Mick al sax, Flavio alla chitarra,
e Dave alla batteria. E abbiamo fatto questo genere di swingato di un brano già che amavo tantissimo, che si canta in tanti, si canta questo brano Via con me in questa zona italiana a Monte Carlo. Spesso e volentieri i cantanti italiani cantano Via con me, perché piace molto al francese Paolo Conte, un cantante italiano che veramente ha riscosso tantissimo successo in Francia. All'estero, anche, soprattutto in Francia, sì. E prima di ascoltarlo volevo... Sì. Esatto. Prima di ascoltarlo, ecco, volevo proprio parlare di questo che stavamo ne parlavamo poco fa anche in privato, di, diciamo, dietro le quinte di questa cosa. Sì. Ecco, in varie tue canzoni ci sono proprio delle sfumature swing, jazz. Cos'è che, diciamo, che ti ha portato maggiormente proprio su questo tipo di orientamento musicale, che comunque è bellissimo, eh? È un po' la crescita, diciamo, che secondo me, qua, a furia di ascoltare musica, di andare a vedere concerti di altri, di bravi musicisti, le nuance jazzistiche, diciamo, si adattano alla mia persona. Sono abbastanza, io sono, ci tengo a essere un po' elegante, cioè, avere un po' un'aria chic. La musica jazz secondo me è molto chic. Sì, è vero. Quindi, è vero, concordo, concordo. Allora, andiamo ad ascoltare questo brano e poi, come ultimo brano, invece mettiamo quello che abbiamo detto prima. Via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio pieno di musiche e di donne che ti sono piaciute. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio e non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di me. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I drink more of you, chips, chips. Torniamo qui in diretta con la nostra Paola e Paola Melato. E bella musica, guarda, mi sto rilassando moltissimo. Ogni tanto ci vuole rilassarsi, ma divertendomi, perché il rilassamento è una cosa, il divertimento è un'altra. Quindi, quando si ascolta bella musica, voglio dire, si sta benissimo. Senti,
Come ultimo brano invece io appunto vorrei far ascoltare, e poi abbiamo detto in privata sede che faremo sicuramente il bis magari più in là, del canto del servo pastore. Ci vuoi parlare di questo brano? Allora, il brano Il canto servo pastore fa parte sempre del disco Incontri col maestro Armando Corsi. È stata un'idea sua, perché devo dire che quasi tutti i brani sono stati scelti da me, ma soprattutto dal maestro Armando Corsi, che ogni volta che ci si incontrava per provare qualcosa aveva un'idea nuova. E quando mi tirò fuori questo brano mi disse: guarda, di solito le donne non cantano De André, però secondo me questo potresti farlo benissimo. E l'abbiamo ascoltato insieme. Io, appena ho cominciato a cantarlo, mi sono subito proiettata nell'ambiente dove la canzone è stata scritta, perché è stata scritta dal bravissimo da De André, sì, quando è stato rapito con la moglie Dorighezzi, sì, e durante il rapimento lui aveva scritto questa canzone, Il canto del servo pastore. E qui l'abbiamo realizzata con una preghiera di Padre Nostro, inizialmente recitata in sardo, in lingua sarda, e poi c'è il maestro Mario Accari, che ha suonato quasi in tutto l'album Incontri, che in questo brano suona le launeddas, che sono una specie di cornamusa con una particolarità di prendere il fiato bagnando il beccuccio nell'acqua, quindi una cosa difficilissima che pochissimi sanno suonare e che Mario Accari suona benissimo in questo brano del disco. L'andiamo ad ascoltare insieme allora. Grazie. Dove fiorisce il rosmarino, c'è una fontana scura, dove cammina il mio destino, c'è un filo di paura. Qual è la direzione? Nessuno me lo imparò. Qual è il mio vero nome? Ancora non lo so. Quando la luna perde la lana e passerò la strada, quando ogni angelo è la catena ed ogni cane abbaia, prendi la tua tristezza in mano e soffiala nel fiume, vesti di foglie il tuo dolore e coprilo di piume. Sopra ogni cisto, da qui al mare, c'è un po' dei miei capelli. Sopra ogni sughera, il disegno di tutti i miei coltelli. L'amore delle case, l'amore bianco vestito, io non l'ho mai saputo e non l'ho mai tradito. E mio padre è un falco, mia madre un pagliaio, stanno sulla collina, i loro occhi senza fondo seguono la mia luna, notte, notte, notte sola, sola come il mio fuoco, piega la testa sul mio cuore e spegnilo poco a poco. Dove fiorisce il rosmarino. Bellissimo.
bellissima, bellissima. No, forse, sì, anche a me piace tanto, un po' emozionante comunque. Io molto la sento bella. Anche come ninna nanna da cantare ai bambini. Sì, sì, infatti, mi dispiace che non la conoscessi bene all'epoca quando ho avuto le mie figlie, perché sarebbe... Tornassi indietro gliela canterei, bravissima. Sì, comunque Paola non è nemmeno facile da cantare, perché comunque deve, è un, cioè, come posso dirti, sì, come ha detto Antonietta, può sembrare una ninna nanna, però nello stesso tempo è difficile, devi seguire bene il testo e devi comunque capire bene ciò che dice, perché è veramente molto... È molto molto bella, veramente, complimenti. Sì, grazie. Senti... Allora Paola, io in conclusione, è così, un attimo Mirtilla, proprio per concludere, vorrei sapere, ecco, sperando che tutto questo finisca al più presto, quali sono i tuoi progetti poi futuri, ecco? Che cosa c'hai in cantiere per quest'estate? Allora, in cantiere per quest'estate sicuramente continuare alla promozione del disco con Armando Corsi, e nello stesso tempo ho preparato già qualche brano che servirà per una promozione eventuale per un discorso del Festival di Sanremo. Cerchiamo anche di fare parecchie interviste, e quindi una parte di discorso soprattutto per far conoscere anche il mio personaggio. E la questione principale comunque è continuare a produrre musica, a fare canzoni, a conoscere eventuali possibilità di collaborazione, per cui il discorso estivo farò dei concerti sia qui a Nizza che a Bordighera, però appunto è tutto fermo in questo momento per quanto riguarda le date. Sarà comunque deciso, penso, al mese di giugno quello che riusciremo a fare, a seconda del palinsesto che verrà deciso più avanti. Per quanto riguarda me, io continuo, appunto, ho fatto già 2 o 3 canzoni, c'è in cantiere anche un brano un pochino più dance, più divertente, ballabile, eventualmente da cercare di fare dimenticare questo brutto momento estivo, diciamo, un più fresco, ecco. Un piccolo tormentoncino, dai, proviamo a farlo. Vabbè, vedo che ti bizzarrisci in vari generi comunque anche, sì, quindi sei veramente certo. Sei veramente brava in questo, perché un artista deve fare questo, secondo me un artista con la maiuscola deve anche cercare di esibirsi in vari generi, è proprio in questo modo, secondo me, che si vede, ripeto, il vero artista. E tu lo sei a 360 gradi, veramente. Grazie. È stato un onore per me e anche per Mirtilla averti qui in diretta. Sei una persona fantastica, Paola. Grazie, siamo veramente di cuore, e sicuramente ci sentiremo presto, ok? Sì. Molto grazie a tutti quanti, grazie di avermi ascoltata, e a presto, e mi raccomando, andate online e cercate il disco Incontri, e magari anche qualche post che ogni tanto faccio sul mio Instagram e sul mio Facebook. Sì. Grazie. Ah, vuoi ricordare le tue pagine Facebook e Instagram, sì, velocemente? Sì. Paola Melato per quanto riguarda sia Instagram che per quanto riguarda il Facebook, e per invece il sito mio si chiama paolamelato.com. Ok, grazie mille, un abbraccione. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. In diretta dagli studi di Radio Free Station avete seguito il salotto di Mirtilla. Appuntamento alla prossima intervista con Mirtilla.